mi maledessi! A scuola non volevo dare nell'occhio. Volevo rimanere nell'ombra. Sparire. Ma i bulli mi trovavano comunque. Ti notano sempre. E l'unico rifugio in cui mi sentivo me stesso era Heaven's Hellfire. In quel gioco ero io a dettare legge. Io evocavo angeli per proteggere le vittime. E demoni per punire i bulli. Ma nel mondo reale, lì non dettavo un bel niente. All'inizio ho cercato di ignorarli. Fino a quel giorno, il giorno in cui sono andati oltre. Quando venni il DUP, dissero che sarei andato in una nuova scuola, creata apposta per gente come me, diversa. Per 6 anni quella donna mi ha allacciato alle sue macchine. Mi ha fatto invocare il loro aiuto solo per fermarli prima che mi salvassero. Poi l'incidente. Era la mia occasione per sparire davvero una volta per tutte. Dove non mi avrebbero trovato o ferito. Ma quando li ho visti radunare altre persone diverse, sapevo cosa avessi in mente di fare e sapevo che avremmo dovuto fermarla. Dalsin! Cosa? Dalsin! Ok, qui bisogna cambiare disco. Sembravi in pericolo e sono corso qui. Sì. Tutto ok? Sì, sto bene, non ce l'avrei fatta senza di te. Già, ce l'ho fatta. A proposito, non crederai mai a che cosa so fare ora. Non appena avrò capito io cosa so fare. L'importante è che hai fermato un sequestratore. Ehi, fratello, ma quale sequestratore? Casomai Salvatore. Dalsin, ascoltami. Ha prelevato dei sospetti conduit dalla strada, sì, contro il loro volere. Si chiama sequestro. Ok, fermati un attimo. Primo, grazie per aver usato la parola conduit. In secondo luogo, perché fai lo stronzo? No. Come vuoi. Ha ognuno le proprie convenzioni. Ma sappiamo entrambi che sarebbe più sicuro se fosse in gabbia. Senti, dammi un secondo. Ti posso parlare? Non eri quello che seguiva le leggi e non incarcerava nessuno senza processo? Ehi, normalmente è quello che faccio. Beh, è facile buttare i buoni propositi nel cesso quando fa comodo, vero? Mettiti una parrucca rossa, il trench e fatti chiamare Augustin. Me ne ricorderò ad Halloween. Bene, adesso Game Boy e io ci facciamo una bella chiacchierata da conduit a conduit. Ingresso vietato ai normali. Come vuoi. Se hai bisogno, sono qui fuori. Ok. Oh, e grazie dell'aiuto. Non ce l'avrei fatta senza di te. Ah, già, ce l'ho fatta. Fatta. Lo so, non faceva ridere già la prima volta. Ok. Che ne dici, Eugene? Tu, io, due conduit, andiamo in città. Tu mi insegni le tue diavolerie video. Io ti insegno a rimorchiare le ragazze. Salviamo qualche fratello, già che ci siamo. No, non mi va. Mi sento più al sicuro qui dentro. Metto, hai amico. Se ti rintani tutto il tempo qua giù a giocare ad angeli e demoni, quando è che scopi? Ascoltami. È la tua di vita. Ma anche noi possiamo riuscire a vivere nel mondo vero là fuori. E spetta a noi renderlo possibile. Pensaci su, poi mi fai sapere, ok?